E lei fa: no, assolutamente, il tuo biglietto era falso, rivoglio i miei soldi indietro, io ti denuncio. E a questo punto gli ho detto: senti, denunciami, proviamo a vedere cosa succede. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Gianmarco ed oggi sono qua per parlare con voi di disagio. Il disagio che mi serve always and forever in my heart. Allora, in questo canale si parla di cose paranormali, cose che fanno paura, di teorie complottistiche, di cose trash, della mia life, e c'è anche una buona parte di disagio. Cosa ci si può fare? Niente. Allora, se me lo state chiedendo, c'è tutta questa luce adesso in questo momento perché è mattina presto. Sono le 9:30 e sono qua a casa. E praticamente stavo facendo colazione con tutta questa roba qua. In realtà io non faccio mai colazione, ma oggi mi sono svegliato apposta per fare colazione con questa roba qua. E mentre stavo facendo colazione, ero al telefono con la mia amica Diletta e le stavo raccontando il casino che è successo ieri al concerto di Ariana Grande. Dove praticamente sono stato accusato di truffa, furto e minacciato di denuncia. Allora ragazzi, ho pensato: cacchio, facciamoci un video mentre mangio. Quindi questo qua è tipo un mukbang / svegliatevi con me / story time, sono un truffatore, oh mio Dio mi hanno denunciato. Sapete tipo quei titoli clickbait? Oh mio Dio mi hanno denunciato. Ecco dove sono arrivato con la mia carriera, wow. Allora, prima di cominciare, so che me lo chiederete tutti quanti. Tutti quanti i prodotti che sto mangiando, tanto vi dico quello che sto assaggiando, me li ha mandati American Crunch. Tra l'altro mi hanno dato anche un codice che potete usare su tutto quanto il negozio, sia online, fisico non so se potete usarlo, cioè ditemi che vi ho mandato io. Però online è del 10%, usate questo codice e avete lo sconto. Comunque quelli che sto assaggiando sono i Lucky Charms e sono tipo dei cereali. Io i cereali li mangio senza il latte perché mi fa schifo. E sti Lucky Charms sono veramente molto belli perché sono tipo dei mini marshmallow. Comunque vabbè, vi parlo. Allora praticamente, se non lo sapete, forse non lo sapete, non lo so, o forse sì, sono stato al concerto di Ariana Grande a Torino. Ci sono andato con il mio amico Giulio, la Sabrina, e ci dovevo andare anche con la Diletta. Quindi avevamo 4 biglietti. I biglietti li avevo comprati io. Però cosa succede? Succede un casino perché 2 giorni prima che dovevamo andare, la Diletta fa: guardate ragazzi, io non riesco a venire, ho dei problemi a scuola. I biglietti li avevo comprati io, quindi gli ho detto: ascolta, non preoccuparti, non darmi i soldi, trovo qualcuno che li compra, che lo compra il sabato mattina. Che tra l'altro sabato mattina esce il mio video di Be Alright, cover di Ariana Grande, che è piaciuto un sacco di persone, ma c'era anche veramente tanta gente sconvolta da vedermi cantare. Cioè, cos'è che mi è sembrato strano di me che canto, che faccio un video musicale? Cioè, mi conoscete? Non lo so, vabbè. Comunque a me piaceva molto, a chi non è piaciuto mi dispiace, vabbè. Alla mattina che siamo in viaggio, pensiamo a come rivendere questo cavolo di biglietto. Immaginiamo di venderlo immediatamente, visto che comunque Ariana piace a un sacco di persone. E gli dico a Giulio: ascolta, non preoccuparti, metto un post su Instagram o su Twitter o su Facebook, uno di quelli lì, e vediamo se c'è qualcuno che è interessato. E Giulio mi fa: no, senti, evita, perché secondo me perdiamo solo tempo, perché tantissime persone scriveranno solamente per parlare con te. Anch'io lo farei. Mi ricordo quando c'era questa tipa, che è molto famosa su Instagram, di cui non dirò il nome, perché spero che non guardi sto video. Però praticamente aveva scritto che stava cercando un appartamento a Milano e io gli ho mandato un messaggio solamente per dirle ciao e dirle che l'adoravo, nonostante io non avessi nessuna conoscenza di appartamenti a Milano. Però vabbè, Giulio mi fa: ascolta, me ne occupo io, metto io un post sul mio Facebook e che tanto ho un sacco di amici e troviamo di sicuro qualcuno. Vabbè, gli ho detto: arrangiati te, è quello che vuoi. Alla mattina partiamo, lui mette sto post su Facebook e cavoli, gli scrivono un sacco di persone. Tanto il biglietto l'avevamo messo in vendita al prezzo di costo, cioè nessun rincaro, cioè che me frega, non vado a fare un bagarino. Tra tutte queste persone lo contatta un ragazzo che gli dice: guarda, c'è mia cugina che vorrebbe tanto andare al concerto, lei è di Torino, se vuoi ti do il suo numero e vi sentite. Insomma, Giulio riceve il numero di sta ragazza e mi fa: vuoi parlarci te visto che io sto guidando? Io ho detto: vabbè, dammi il telefono. Io parlo al telefono con questa ragazza, tra l'altro si sentiva che era molto giovane al telefono, avrà avuto 14-15 anni. Che schifo, cioè, ah no, niente. Ciao, piacere,
mi chiamo Gianmarco, se ti va ci possiamo mettere d'accordo per dartelo il biglietto. E lei fa sì, assolutamente. E lei fa, vi dispiace se sto vicino a voi? Gli faccio, ma no, che non ci dispiace, anche perché il posto è attaccato ai nostri, quindi assolutamente non ci dà fastidio, anzi. Ah, volevo anche assaggiare questi qua, sono i Lucky Charms, che sono questi qua, che sono di frutta, sono molto buoni questi. Vabbè. E dico, guarda, siccome il telefono del mio amico si sta scaricando, se non riesci più a sentirci ti lascio il numero mio e quello della mia amica Sabrina. E per qualsiasi evenienza chiamo pure, che ci mettiamo d'accordo e ci troviamo. Anche perché ho pensato, cacchio, là al Palalpi Tour, con tutte quelle persone, i telefoni stanno tutti fuori uso. Perché tutti i concerti io sono andato io, i telefoni vanno fuori uso. Vabbè. Arriviamo a Torino, io, Giulio e la Sabrina, ci facciamo un giro per il centro, così un caldo bestia. Tra l'altro ho incontrato un sacco di iscritti al mio canale, lì se mi state guardando, ciao, baciones. La ragazza mi chiama a un certo punto e mi fa, dove possiamo trovarci? Io tra un'oretta sono lì fuori all'entrata. Io dico, guarda, nessun problema, ti aspettiamo lì fuori. Lì fuori dall'entrata principale che c'è tipo un palo con scritto Palalpi Tour. Ti aspettiamo lì, gli abbiamo detto come eravamo vestiti, quindi ci poteva riconoscere, anche lei ci aveva detto come era vestita. Arriviamo e sono le 8. Il concerto cominciava alle 8 e mezza. Sono le 8 e io le mando un messaggio alla ragazza e gli dico, guarda, siamo qua. Non so se avete notato, ma non le ho mai dato un nome a sta tipa qua, perché se stai guardando sto video, comunque chiamiamola Carla per convenienza. Insomma, arrivati là alle 8, mando un messaggio alla Carla e le dico, guarda Carla, siamo qua. 5 minuti e sono lì. Va bene, ok, le dico. Passano 5, passano 10 minuti, passa un quarto d'ora e la richiamo un'altra volta e dico, ci sei? E lei fa, sì, scusatemi, sono in ritardo perché c'è un sacco di traffico. Tra l'altro non c'è tutto questo traffico, a dire la verità. E faccio, ok, non preoccuparti, però non vorremmo perderci la prima canzone, perché la prima canzone è Be Alright, che canta Ariana, ed è la mia preferita. No, non preoccuparti, guarda, questione di 2 minuti sono lì. Ragazzi, passano altri 5 minuti, altri 10 minuti. E insomma, erano quasi le 8 e mezza. Io comincio un po' a innervosirmi. Uno, perché volevo vedere la prima canzone. Due, perché non ero ancora stato al Palalpi Tour e non sapevo come sono organizzati i posti. Poi volevo andare a bere. E insomma, vabbè che i concerti iniziano tutti in ritardo, ma mi sono cominciato a girare talmente tanto le palle. Ma sapete, proprio nervoso. E questa tipa non era ancora lì. Io ho cominciato a chiamarla. E lei continua a dire, sono qua. A un certo punto ho cominciato a tenermi al telefono. E mi dice, non mettere giù che adesso ti vedo. Vabbè, sono le 8 e 36 o 35, una roba del genere. E finalmente sta tipa arriva. Dice, scusatemi per il ritardo, ho cercato di fare il possibile. Posso avere il biglietto? Le dico, sì, assolutamente, tieni il tuo biglietto. E dammi sti soldi che sia finita lì e boh. Insomma, io, Giulio, la Sabrina, sta ragazza qua, entriamo dentro. Come entriamo, io vengo fermato da un'altra ragazza che mi chiede una foto, quello e quell'altro, e perdiamo quell'altra, la Carla scompare. Per fortuna riusciamo a sederci in tempo per vedere Ariana che comincia con la prima canzone. E tra l'altro mi ritrovo seduto vicino a un altro ragazzo che mi conosceva. Per tutto quanto il concerto, il posto vicino a... eravamo messi io, la Sabrina e Giulio, e il posto di là era per staccarla, e staccarla non si è mai vista per tutto quanto il concerto, mai. Ma sapete cosa vuol dire mai? Tra l'altro facciamo un caldo, ragazzi, veramente da stare male. Vabbè, il concerto finisce, e come il concerto finisce? Un sacco di iscritti al mio canale, cioè un sacco di voi, siete venuti proprio da me, ma un gruppo gigantesco che io non mi aspettavo. Cioè, ho fatto io gli autografi al concerto di Ariana Grande. Non so se rendo. Vabbè, staccarla non si vede, ma proprio non si vede. Ah, e non vi ho detto, quando è venuta a prendere il biglietto, mi aveva detto che mi conosceva, cioè che mi aveva riconosciuto e mi seguiva anche lei su YouTube. E quindi mi aveva chiesto di fare una foto. E gli ho detto, sì, va bene, non preoccuparti, assolutamente. Attenzione. A sto punto cosa succede? Che vabbè, finisce il concerto, io, Giulio e la Sabrina siamo tutti quanti molto esagitati, come si dice, molto emozionati da tutto, perché veramente Ariana, io la adoro veramente, è stato un concerto bellissimo, lei è bravissima. Peccato per staccarla del ca, io, Giulio e la Sabrina rimontiamo in macchina e io avevo una sete, ma che mi sarebbe voluto... il Sahara si beve? No, è tipo un deserto. E tutta strada... Ah, che altra roba da assaggiare? Ah,
Tipo, Skittles da bere. Ah, in tutto sto casino, gli dico Giulio, io ho sete, andiamo a prendere qualcosa al McDonald's. Il McDonald's di Torino, oppure ce ne sono tanti lì. L'unico che abbiamo trovato noi era quello dentro un centro commerciale, che tra l'altro io ho notato che quel centro commerciale era un ex parcheggio multipiano. Vabbè, andiamo lì, cerchiamo sto McDonald's e alla fine, mentre cerchiamo sto McDonald's in questo centro commerciale che è immenso, troviamo un KFC. Quindi ci fermiamo lì, prendiamo da bere e qua là, su e giù. Mentre sono lì. Che schifo. Che schifo, ragazzi, proprio schifosa sta roba, beh. Riceviamo un messaggio dalla Carla, che mi dice: rivoglio indietro i miei soldi. Come scusa? Proprio gli ho scritto: come scusa, vorrei mostrare i messaggi, ma sapete che è illegale mostrare i messaggi di una conversazione privata? Io non lo sapevo, ma adesso lo so. E lei mi risponde: rivoglio indietro i miei soldi, il biglietto era falso. Bitch, what the fuck? Io ho detto: no, assolutamente, il biglietto non era falso. Posso chiamarti? E provo a chiamarla e non mi risponde al telefono. Io comincio un po' veramente a insospettirmi, perché è troppo strana sta cosa qua. Noi l'abbiamo vista che entrava insieme a noi. Com'è possibile che adesso mi venga a dire che il biglietto è falso, anche perché l'avevo comprato su Ticket One? Mars da bere, lo assaggiamo sta roba qua. Com'è possibile che è falso? E quindi glielo scrivo e gli dico: guarda, sei entrata insieme a noi, sei passata oltre i controlli, com'è possibile? E lei fa: no, io sono passata con voi, però poi mi hanno richiamato indietro e mi hanno detto che il mio biglietto era falso e mi hanno buttato fuori dal concerto. Per quello non mi avete mai visto. Questa è crazy. Fuori come un balcone. Cosa stai dicendo? Infatti le ho scritto: senti, possiamo parlare al telefono perché questa cosa non mi piace. E lei mi fa: no, non posso adesso parlare al telefono, è troppo tardi. Effettivamente erano tipo l'una e mezza, una roba del genere. E le rispondo: guarda, mi dispiace, vediamo di risolvere la cosa in maniera pacifica, però quel biglietto lì era vero. E lei cosa fa? Mi manda la foto del biglietto del concerto e mi fa: guarda, il biglietto era falso. Come fa a essere falso e ce l'hai ancora il biglietto? Quando ti trovano con un biglietto falso, te lo ritirano. E lei fa: no, l'ho fotografato prima di ridarlo indietro. Cioè, questa storia non ha alcun senso e la conversazione che ho con questa persona non ha alcun senso. Anche perché questa persona continua a contraddirsi uno dietro l'altro. A questo punto lei mi ripete un'altra volta: rivoglio indietro i miei soldi, il biglietto era falso. Io gli dico: no, il biglietto non era falso. Secondo me tu mi vuoi truffare per riavere indietro i soldi. E lei fa: no, assolutamente, il tuo biglietto era falso. Rivoglio i miei soldi indietro, io ti denuncio. A questo punto gli ho detto: senti, denunciami, proviamo a vedere cosa succede. Com'è possibile che io e i miei amici siamo entrati e tu no? Aspetta che assaggio sta roba qua del Mars. Questa qua non è neanche male. Però, anche no. No, questa qua non è neanche male, dico la verità. E le rispondo: denunciami, vediamo cosa succede. E lei fa: sì, domani lo farò. Vabbè, gli ho detto: fai quello che vuoi. Una brutta bestia è passata. E a questo punto le mando anche lo screen di acquisto di Ticket One, dove si vedevano i quattro biglietti. Ho detto: guarda, più di così il tuo biglietto, che era al posto tal dei tali, era stato comprato da me. Quindi qua ne è la prova. A meno che io non sia un mago e sia in grado di copiare i miei autobiglietti e venderli così a caso allo stesso prezzo, cioè proprio. Vabbè, cioè addirittura se io vado a fare un biglietto finto lo vado a rivendere al prezzo stesso. Ma sono proprio stupido allora. A questo punto io blocco la ragazza e decido di non rispondere minimamente perché penso che sia effettivamente una pagliacciata, no? Cosa succede? Dopo 2 ore che siamo in viaggio, perché non siamo rimasti a Torino, siamo tornati a casa direttamente, quindi siamo arrivati a casa tipo alle 4 e qualcosa, sono state le 3, riceviamo un messaggio alla Sabrina e è sta Carla che le dice: tu e il tuo amico la pagherete. Ma cosa sono minacce queste? Cos'è la mafia? No, no, vabbè. Dico: senti Sabrina, adesso la sblocco e le mando un bel messaggino. Senti, se pensi di truffarmi pensando di riavere i soldi del biglietto di un concerto che ti sei vista, ti sbagli di grosso. Queste accuse di furto sono gravissime. Punto. Cosa ha fatto la tipa? Ha letto il messaggio, dopodiché non ha più risposto. Però io continuo ad avere il dubbio che questa pazza qua, prima o poi, non lo so, scriverà tipo online o qualche post in giro che io tipo l'ho
l'ho truffata, gli ho venduto un biglietto falso. Allora, per prevenire, io faccio questo video qua. Carissima Carla, ti è piaciuto il concerto di Ariana Grande? Sì o no? Perché eri voi i soldi del biglietto indietro? Punto di domanda. Cioè, tutta una roba, cosa veramente surreale. Tra l'altro questa qua è una follia pura. Già che mi ha fatto rischiare di perdere l'inizio del concerto. Poi questa cosa mi viene a dire che le ho fatto un biglietto falso. No, vabbè. Crazy people all around the world. In ogni caso il concerto è stato veramente molto bello e non me lo farò guastare da questa maledettissima Carla. Carla, se stai guardando questo video... E niente ragazzi, spero che questo video almeno vi abbia fatto compagnia. Io non ho neanche finito la colazione perché vi dico la verità, non è che mi piace tanto mangiare, però avevo anche i chips Ahoy da assaggiare, che veramente sono buonissimi, sono i miei preferiti, e avevo anche i White Reese's. Non li ho mai provati i White Reese's, magari li provo in un altro video, la bustina è ancora piena, quindi... No, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi se vi è mai capitato una roba del genere. Io ho sempre questa cosa: i biglietti dai bagarini non li comprerò mai e poi mai. È una cosa schifosa il fatto che queste persone guadagnino rincarando il prezzo sui biglietti dei concerti. Cioè, capisco quello che lo compra, poi non può più andare, lo rivende, ma quelli lì che li comprano apposta per poi rivenderli al triplo del prezzo, veramente sono delle persone schifose, scusate, si può dire, persone schifose. Cioè, non capisco, questa persona è schifosa. Scusate ragazzi, ma sto delirando, è mattina presto anche per me. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, se vi va iscrivetevi al mio canale, esce un nuovo video ogni martedì alle 17, ogni sabato alle 10.30, ogni tanto giovedì, per questo non lo sa mai nessuno, magari lo sa la Carla. Carla, faccelo sapere, insieme a una denuncia, grazie. Io vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video, ciao!